Alcuni ragazzi scendono verso la borgata Folatone. Hanno il vestito da festa. Ho parlato bene di voi al mio amico di Vaie, altrimenti non ci invitava mica. L'acqua che i torrenti e i canali della Val Sangone e della Valle di Susa portano abbondante e continua è uno dei segreti della nascita delle fabbriche nelle valli. Ah, che caldo qui dentro! Possibile che non possiamo aprire un po' quei finestroni? Mi sento svenire. Ma cosa chiedi se sai già la risposta? Non si possono aprire, il filato risente se l'aria è secca. Siete proprio fortunati a vivere in questi tempi. Quando ho iniziato io erano gli anni 20. Al cotonificio Val Susa nel 1947 entra nel consiglio d'amministrazione l'imprenditore milanese Giulio Riva, che nel 1954 assume la direzione dell'azienda, che si espande e diventa la più grande manifattura non meccanica della provincia di Torino. Non mi hai più scritto. Dopo che ho perso la mano, mi hai lasciato solo. E che ti ho scritto tutti i giorni per tanti mesi e non mi sono mai arrivate le tue risposte. Negli anni 80 in Val Sangone chiude la manifattura di Giaveno, erede del cotonificio Rolla, travolta dalla crisi della CEAT e dal crollo dell'industria europea del cotone. Mario, Candido, voi oggi date una mano a me, gli altri andate alla continua. Tornerò sabato prossimo, a meno che non mi cambi il turno. Vedrai, andrà sempre meglio. Lo scorrere dell'acqua ci ha accompagnato in questo viaggio alla scoperta della storia delle industrie in Valle di Susa e Val Sangone. L'acqua è stata per lungo tempo la forza motrice indispensabile allo sviluppo delle fabbriche.